Ora eseguirò il brano 4:33 di John Cage. John Cage con questo brano voleva dimostrare che il silenzio assoluto in realtà non esisteva.
Sulla Terra in effetti è così, siamo sommersi da suoni di vario tipo e da varie fonti e da varie direzioni. Ma lui si domandò se anche nello spazio non esisteva il silenzio assoluto. Indagò su cos'era il suono e su appunto se esistevano dei suoni nello spazio. Il suono è un fenomeno fisico prodotto dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione si propaga nell'aria, mezzo più comune sulla Terra, o in un altro mezzo elastico. Anche la nostra voce, se ci pensiamo, è un prodotto di una vibrazione. Quando parliamo, infatti, l'aria esce dai polmoni e fa vibrare le corde vocali. Le vibrazioni di un corpo producono una variazione della pressione dell'aria, generando delle onde, che appunto si propagano e che possono giungere anche al nostro apparato uditivo, che le analizza, farà degli impulsi che invierà al cervello. E il cervello le elaborerà come suono. Appunto, le onde sonore si spostano da un punto, dalla sua origine, dalla fonte, in direzione dell'ascoltatore, per esempio. In particolare, quando un oggetto vibra, trasmette tale vibrazione dalle particelle del mezzo, con cui si sposta, e le particelle del mezzo ad esse adiacenti. Ciascuna particella del mezzo, situata nei pressi della fonte, viene spostata dalla sua posizione originale. A sua volta, questa particella spostata dalla sua posizione originale trasmetterà l'energia alle particelle ad essi vicine, creando così una reazione a catena. Dunque sembra che nello spazio, non essendoci l'aria, non essendoci un mezzo di propagazione, sia un mezzo di propagazione fisico, non possa esserci una presenza di un suono. In realtà sì. John Cage scoprì che nello spazio esistono anche dei suoni, però sotto forma di vibrazioni elettromagnetiche. Fece una ricerca e fu scoperto che grazie alla NASA scoprirono appunto queste vibrazioni elettromagnetiche che riuscirono a convertire in suoni udibili. Ascoltare questi suoni è stato possibile grazie appunto alla missione della NASA, nella quale due sonde hanno osservato il campo magnetico terrestre. Erano progettate per migliorare le previsioni delle tempeste geomagnetiche. Le sonde hanno permesso di ricostruire il comportamento del protagonista di questo concerto cosmico. Il plasma. Quest'ultimo è il gas che è percorso da particelle elettricamente cariche che pervadono lo spazio e che, sotto l'effetto dei campi elettrici e magnetici, fluttua, come se creasse delle onde. Appunto, queste onde del plasma anche hanno un loro ritmo e con i giusti strumenti possono essere ascoltati e convertiti in suono, dimostrando che anche nello spazio non regna affatto il silenzio, ma un vero e proprio concerto fatto di fischi e sibili.